Mangano, e ve l'ho detto anche pochi secondi fa. Con noi c'è Paolo Tagliaferri. Ciao Paolo! Ciao Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come stai ragazzo? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Finché allora... si sorride, si sta sempre bene. Fantastico, vero, vero. Ogni volta che si sorride si toglie un chiodo alla bara, si dice nelle nostre parti. Quindi, Che parti sono? Le parti brianzole, Seregno, Monza, Milano, insomma. Come stai Paolo, quindi? Tutto bene, mi hai detto, no? Bene, sorride, bene, bene. Fasco. Senti, chi è e che cosa fa Paolo Tagliaferri? Beh, Paolo Tagliaferri è un ragazzo che fa il musicista, io sono organista della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore qui in Roma, sì. Sono il maestro di musica del Rione Monti qui al centro storico e insomma, ma fondamentalmente non mi dimentico di essere un ragazzo giovane e fresco e cerco di vivere la mia vita con fomento ed entusiasmo. Mm-hmm. Okay. Con leggerezza, con curiosità, ecco. Con intraprendenza, insomma con tante cose. Oggi parleremo proprio di quello, di leggerezza. Partiamo da una famosa citazione di Calvino, che tu sai a memoria perché sei studiato, io sono ignorante, quindi sì, lo cito a memoria. Leggerezza non è superficialità, ma significa planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Che di per sé... è proprio questo. Esatto. Questo io credo che sia proprio la sintesi un po' di leggerezza. Io dico sempre leggerezza è stare oltre il giardino e trascendere il quotidiano, no? Oltre il giardino è il titolo del mio film preferito, che è un film del 79 con Peter Sellers, che finisce con una bellissima frase che posso dire pubblicamente in radio senza paura di spoilerare il finale, perché prego. È la frase che si trova sulla copertina nel momento in cui andate a comprare il DVD da Feltrinelli, insomma. E la frase è: la vita è uno stato mentale. È vero, vero. Ecco, io credo che sia proprio così. La leggerezza in un certo senso, come dico io, serve a trascendere il quotidiano, nel senso che io credo che chi sia leggero per davvero e non per finta, sia poi fondamentalmente un sereno che dorme bene di notte, il giorno è libero e felice, perché la leggerezza apre a tante cose, apre al cambiamento, apre alla creatività e apre, diciamo così, alla... possibilità di immaginare una vita migliore nonostante tutto, perché si sa che la vita insomma può presentare talvolta delle cose belle e talvolta delle cose meno belle. Il meno bello fa parte dell'esistenza. Io in questi anni ho lavorato molto sulla capacità di esorcizzare questo meno bello. Senti, ma quindi tu alla fine riesci ad affrontare il quotidiano con leggerezza? Io sì, cerco di farlo tutti i giorni. La leggerezza è un po' la mia filosofia di vita, quindi è la chiave con la quale io cerco di aprire la mia esistenza tutti i giorni. Non è detto che sia la chiave giusta per tutti, perché ovviamente ognuno ha il suo modo di vivere, ognuno ha il suo senso della vita, ognuno dà i suoi valori e i suoi sensi alle cose. Certo. Però per me è così, per me certo. La leggerezza, se devo pensare, se dovessi dire una cosa... che mi ha salvato e che continua a salvarmi in tante situazioni, io penso alla leggerezza. Assolutamente, andare a letto comunque tranquilli, con calma, tanto i problemi ci sono in qualche modo, quindi alla fine si risolvono. Sì, se li bisogna avere la capacità di togliere peso, sì. Ecco, in questo ci aiuta anche molto, sai chi? Cesare Pavese, sì. Diceva che la maturità sta nello sfrondare. Cioè? E questa è una cosa bellissima, cioè nel togliere, praticamente nell'essere certo. leggeri. Certo. Cioè Pavese aveva capito che una persona matura è una persona che prima di tutto è leggero. Certo. Perché la leggerezza non significa sfoltire solo gli impegni, ma anche tutte quelle cose di cui ci circondiamo che poi finiscono, magari gioco forza per creare ingordi emotivi. Sì, smaltire ciò che in realtà non serve più così tanto. E smaltire il superfluo, puntare all'essenza. È vero. Vero. Io credo è difficile stabilire che cosa è superfluo. Però ognuno dovrebbe dirlo di se stesso, alla fine non esatto, può dirlo. Tutto. Esatto. Eliminate l'eccesso, ecco, diamo un consiglio via radio, no? Eliminate l'eccesso e troverete l'essenza. Vero. Quindi tutto il resto non appesantitevi, togliete l'eccesso e via, 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 leggeri, leggeri che si deve volare sempre più in alto, giusto Paolo? Sì, 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 alla fine basta veramente poco, essere leggeri significa essere semplici, semplicità. Ma veri e profondi, ecco, tutto qui. Sostanza, io dico sempre, bisogna avere una certa sostanza che spesso dimentichiamo perché abbiamo tutte le cose intorno che in qualche modo ci distraggono, come per esempio la macchina nuova, il telefono nuovo, tutte queste cose qua, poi la sostanza in realtà sta dentro di noi, è il nostro io, mettiamola così. Senti, ma sì, sì, sì. Paolo,
La canzone tua, è arrivato il momento della tua canzone, mi hai detto che la vuoi lanciare, un inno insomma, e te la faccio lanciare, tua, 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 così sì, poi ci salutiamo. Voglio anche lanciare questa canzone raccontandovi brevemente la storia, insomma, se mi è concesso un poco di spazio. Sì. Negli anni 60 c'era un bravissimo cantante a livello internazionale, famosissimo americano, che aveva tutto, aveva macchine, soldi, successo, la fama, le donne. Costui era Frank Sinatra. Ecco, e Frank Sinatra a un certo punto fa un piccolo bilancio e si rende conto di voler abbandonare un po' lo show business e quindi, come si dice, tirare i remi in barca. Sì. Nel frattempo, perché era stufo di tutto ciò, nel frattempo dall'altra parte del mondo, in Francia, c'era un giovanissimo Polanka che ascolta una canzone francese che si chiama Comme d'habitude, gli piace tantissimo e pensa, per un dollaro, cioè con un dollaro compra i diritti di quella canzone. Okay. Dopo un paio di anni si incontra con Frank Sinatra, il quale gli rivela questa sua voglia di levarsi dalla scena, e a Polanka viene in mente di nuovo la canzone che aveva ascoltato in Francia e che aveva comprato per un dollaro, Comme d'habitude. Torna a casa, cambia il testo di getto, la fa ascoltare a Frank Sinatra. Frank Sinatra si commuove, sì, e quella canzone diventa il testamento spirituale di Frank Sinatra. La canzone è My Way e è un pezzo veramente bellissimo perché io mi ci rispecchio molto, è un po' il canto di un cigno, insomma, Pazzesca, sì, è sì, bellissima, e godetevela tutta, ecco, tutto qua. Non so se l'ho lanciata bene perché non è lanciata, figure, però è lanciata da Dio. Paolo, ti mando, ecco, di là fuori stanno facendo i lavori, tutto va bene, come anche questo rumore di vita. Senti Paolo, ti lancio saluti, allora salutaci, un grosso abbraccio, sì, e ti saluto io. Grazie a tutti. Leggerezza, insomma, basta veramente lamentarsi poco, essere grati per le piccole cose, non aspettatevi nulla e apprezzate tutto. Fantastico. Grazie ancora, e con questo la chiudiamo, ciao Paolo. E l'ha detto lui, l'ha lanciata lui, arriva Frank Sinatra, un inno alla vita anche questa, My Way. And now...